Buonasera a tutti. Oggi secondo appuntamento di questo ciclo di incontri sul Padre Nostro. Faccio all'inizio un piccolo riassunto della volta scorsa per riallinearci tutti con il punto a cui siamo arrivati. Oggi spiegheremo e pregheremo insieme sulla seconda frase del Padre Nostro, che in realtà è la prima richiesta del Padre Nostro, cioè: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È la prima cosa che chiediamo al Signore. Cercheremo di capire che cos'è, perché, che cosa stiamo chiedendo e tutte queste cose qua. L'altra volta però abbiamo cominciato introducendo in generale il tema della preghiera. Che cosa vuol dire pregare? Se vi ricordate abbiamo detto che pregare è non è solo il parlare con Dio, non è solo il chiedere qualche cosa a Dio, ma tutte queste sono manifestazioni di qualcosa di più profondo, perché pregare è essere in relazione con Dio. La preghiera è la relazione fra Dio e l'uomo in Gesù Cristo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, una relazione. La preghiera propriamente è quando io sono cosciente di essere in relazione, cioè quando consapevolmente mi metto davanti a un'altra persona. Facevamo l'esempio dei nostri rapporti, delle nostre relazioni normali. Noi siamo sempre amici di una persona, siamo sempre fratello e sorella di un altro, padre, madre, sposo, sposa, però poi ci sono dei momenti in cui ci pensiamo a questa cosa. Pensiamo di essere fratelli, ci mettiamo anche a parlare, ci sediamo vicini, facciamo delle cose insieme proprio perché abbiamo questa relazione. Ecco, la preghiera è la relazione con Dio cosciente, pensata, voluta, alla quale dedichiamo del tempo, alla quale appunto diamo uno spazio di tempo nella nostra giornata, il che è molto, molto importante. Chiunque fa un po' di passi nella vita spirituale sa che a un certo punto la preghiera non è più una cosa opzionale nella vita. Quando la vita spirituale comincia a prendere un po' di corpo, la preghiera è simile al respiro, cioè se uno non prega si sente come in apnea, no? Come se stessi trattenendo il respiro e facendo cose. Quanto reggi? Non reggi tantissimo, no? Perché la capacità di stare senza respirare è molto limitata. Ecco, quando uno fa qualche passo nella vita spirituale si rende conto che quando non prega gli capita questo, si sente come in carenza di ossigeno, come appunto come in apnea, come se stessi vivendo, trattenendo il fiato e senza fare... Ecco, poi uno torna davanti a Dio nella preghiera ed è un sospiro e un respiro, no? Allora, è molto importante imparare a pregare, ma non è molto importante perché la preghiera è una cosa che dobbiamo fare, perché la preghiera è una cosa bella. No, no, per noi cristiani la preghiera è essenziale, come respirare. Quindi è importante imparare a farlo, imparare a pregare, perché per la vita cristiana è un elemento costitutivo. Non c'è vita cristiana senza preghiera. Non c'è. Quindi non stiamo parlando di una cosa secondaria, stiamo parlando di quelle cose fondamentali, costitutive della vita cristiana. Abbiamo detto che il Padre Nostro come forma della preghiera è uno dei quattro pilastri della vita cristiana, insieme al credo, ai sacramenti, alla liturgia che viviamo e alla vita fraterna, la vita di comunione, cioè il nostro, potremmo dire, lo stile di vita cristiano. Allora, stiamo parlando quindi di qualcosa di molto, molto centrale nella nostra vita e stiamo parlando, nell'ambito della preghiera, non di una preghiera qualsiasi, ma di quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, che è la preghiera. Addirittura negli scritti degli autori cristiani a volte è semplicemente chiamata la preghiera del Signore, senza dire il Padre Nostro. È la preghiera per eccellenza, potremmo dire con la P maiuscola, no? La preghiera, il Padre Nostro. Ecco, e anche abbiamo detto l'altra volta che non è tanto una preghiera nel senso di una formula di preghiera, ma è una preghiera, è il modo con cui i cristiani pregano. Quindi le parole del Padre Nostro, oltre a essere una formula che noi impariamo a memoria e diciamo, ci servono perché sono la struttura della preghiera cristiana.
E se la preghiera, abbiamo detto, è essere in relazione in modo cosciente con Dio, vuol dire che le parole del Padre nostro sono il modo in cui noi ci relazioniamo con Dio, la struttura del nostro stare in relazione con Dio. Come se dovessimo dire, com'è il rapporto fra marito e moglie? Beh, rapporto fra marito e moglie, prendiamo la formula del matrimonio, io con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Allora uno dice, beh, allora vedi, cioè, ci sono queste tre caratteristiche, cioè la fedeltà nella cosa, l'amore e l'onore, cioè il rispetto, la cura che ho per un'altra persona. Allora queste tre parole ci dicono la forma della relazione matrimoniale, che cosa vuol dire essere sposati. Ecco, così le parole del Padre nostro ci dicono la forma della relazione con Dio. E il Padre nostro, abbiamo detto, è la preghiera di Gesù. I discepoli vedono Gesù che prega, vedono che lui ha un modo di stare davanti a Dio che loro non conoscono e glielo chiedono, gli dicono, ci insegni per favore a pregare, perché ci piace come tu stai davanti a Dio, vorremmo stare davanti a Dio come ci stai tu. E lui dice, quando pregate, e insegna il Padre nostro. Allora, la prima frase del Padre nostro è diversa dalle altre, perché non è una richiesta, ma è un chiamare Dio. Padre nostro, che sei nei cieli. La parola padre traduce l'ebraico Abba, e abbiamo detto che è un termine abbastanza confidenziale, non è l'equivalente di padre in italiano, perché padre in italiano è molto formale, nessuno di noi chiama suo papà padre, per cui dobbiamo un po' fare lo sforzo di chiamare Dio con quella parola affettuosa, magari non sdolcinata, non è papinoinoino, no? Abba, però è papà, assomiglia di più di padre all'ebraico Abba. Allora, chiamiamo Dio papà, e chiamare Dio papà dice qualcosa su Dio, ma dice anche qualche cosa su di noi. Che cosa dice su di noi? Dice che se tu sei papà, io sono tuo figlio. E non solo sei papà mio, ma sei papà nostro, quindi sono anche fratello di qualcun altro. Ecco, la prima frase del Padre nostro ci colloca nel fondamento di questa relazione con Dio. Tu sei mio padre, io sono tuo figlio e io sono fratello. La mia identità è essere figlio e fratello. La tua identità è di essere padre. E io ti chiamo dicendoti papà. E chiamandoti, cioè cominciando il discorso con papà, il discorso ha un tono intimo, ha un tono confidenziale, ha un tono familiare. Vi dicevo, non sdolcinato, ma familiare. Familiare, questo è molto importante. Allora, qual è il contrario del Padre nostro? Beh, se dire Padre nostro vuol dire dirci, pensarci, avere coscienza di noi come figli, il contrario è pensarmi orfano, pensarmi senza padre. Papa Francesco molte volte dice questa parola, una delle malattie della nostra epoca è la orfandad, cioè la orfanità, non c'è una parola italiana esatta, comunque l'essere orfani, il sentirsi orfani, vivere come se non avessimo un genitore, un padre e una madre. Com'è uno che è orfano se non ha un padre e una madre? Beh, deve fare lui da solo, deve pensare lui a se stesso, non ha qualcuno che gli prepara la casa, che gli dà da mangiare, che lo cura, quando è malato, no, deve pensare a se stesso. Ecco, noi non dobbiamo pensare a noi stessi, non ne abbiamo bisogno. Cioè abbiamo uno che pensa a noi meglio di come noi potremmo pensarci. Abbiamo il padre e noi siamo figli. E il contrario dell'essere fratello è l'essere figlio unico. Allora, vi ricordate, l'altra volta abbiamo letto la parabola del figlio il prodigo, del padre misericordioso, dicendo proprio che la malattia che hanno questi due figli del padre è quella di non sentirsi figli e non sentirsi fratelli, non voler essere figli e non voler essere fratelli. Ecco, questa è la malattia che in fondo ci portiamo tutti nel cuore. Noi siamo sempre in bilico, in un combattimento interiore fra
il credere di essere figli e vivere da figli e invece il pensarci orfani e vivere da orfani. Il credere di essere fratelli e vivere da fratelli e volerlo essere e invece il pensarci figli unici e amare il fatto di essere figli unici e basta. Siamo sempre in questo, così, in questa diatriba interiore. Essere figli nel cristianesimo non è un dato di partenza, è una cosa che si diventa. Si diventa figli, lo si diventa anzitutto perché è successo, che qualcuno ti ha dato la vita. E questa cosa nel cristianesimo avviene il giorno del nostro battesimo, in cui noi riceviamo un regalo, semplicemente. Ci viene data la vita nuova. Ma essere figli è anche assomigliare al padre, perché un figlio assomiglia a suo papà, negli atteggiamenti, nei gesti, nei tratti somatici, assomiglia al padre. E allora dicevamo, quando stiamo dicendo padre nostro, stiamo dicendo a Dio, io sono tuo figlio, io ti assomiglio. E allora poi dovremmo porci la domanda, ma veramente assomiglio a Dio? Veramente posso dire che io ho i tratti di Dio? Che se uno vede me dice, certo, quello è figlio di Dio. E come no, si vede? Io avrei un po' di timore nel dire questa cosa, non credo molto, no? Cioè, mi piacerebbe, però penso che ce n'è tanta di strada da fare per assomigliare a Dio. Eppure, sapete, noi siamo stati creati a immagine e somiglianza, dice la Bibbia, cioè questo è il nostro destino, assomigliare a Dio. Non voler essere unici, pensate quanta fatica che facciamo per essere unici, proprio io diverso dagli altri. Ecco, invece la fede ti dice, guarda, non devi essere unico proprio tu diverso dagli altri, devi proprio assomigliare, devi assomigliare a uno, devi assomigliare a Dio. E Dio come si vede? Ora parleremo di questo parlando proprio della frase del Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Allora, quello che abbiamo detto la volta scorsa su Padre nostro è semplicemente l'inizio, non abbiamo detto quasi niente, perché in realtà il contenuto pieno della parola padre, che cosa stiamo dicendo quando chiamiamo Dio papà e che cosa vuol dire che Dio è papà e che noi siamo figli e fratelli, il contenuto pieno ce l'avremo alla fine, perché tutte le frasi del Padre nostro spiegano proprio che vuol dire che Dio è papà, che vuol dire che noi siamo figli e fratelli. Quindi è chiaro che è solo l'inizio, poi alla fine avremo invece il quadro completo, cioè sapremo qual è il peso di queste parole, papà, figlio, fratello. La prima frase del Padre Nostro, la prima richiesta del Padre Nostro, segue però una specificazione. Noi diciamo, Padre Nostro, che sei nei cieli? La volta scorsa non ne abbiamo parlato. Che cosa vuol dire Padre Nostro, che sei nei cieli? Che vuol dire che è nei cieli? Chiaramente, e anche gli uomini, anche Gesù o i suoi contemporanei, gli uomini della Bibbia, non pensavano che Dio fosse nei cieli, nel senso nel cielo atmosferico. Anzi, nella Bibbia, dire nei cieli, nel cielo, vuol dire proprio che non è parte di questo mondo. Invece, se pensate un po' agli dèi delle religioni, gli dèi delle religioni in qualche modo fanno parte del mondo. La casa degli dèi è in questo mondo, in un luogo separato, in un luogo alto, oppure in un luogo profondo. O sono sottoterra e si entra dalle caverne, si entra dai vulcani dove vive il dio Efesto, oppure si sale sul monte perché il monte è la dimora degli dèi, perché c'è il monte Olimpo, no? Ecco, invece il dio della Bibbia non è in questo mondo, non è un luogo che ti avvicina a Dio, non ci puoi andare da Dio. Dio è nei cieli, è trascendente, non è parte della nostra realtà, è fuori della nostra realtà, è trascendente, un altro livello di realtà. Ma dice lo stesso Gesù nel proprio subito prima del Padre Nostro, dice, quando vuoi pregare, allora uno dice, e dove devo andare? Quando vuoi pregare, entra nella tua stanza e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre è nei cieli e il Padre è nel segreto. Che vuol dire? Prega il Padre tuo che è nel segreto.
Che cos'è questo segreto, questo luogo intimo in cui tu devi entrare, ti devi chiudere nella tua stanza e devi parlare, stare davanti a Dio nel segreto? Questo vuol dire che anzitutto per stare davanti a Dio, per pregare, non devi stare davanti ad altri, non devi stare davanti ad altre persone. Cioè stare davanti a Dio vuol dire in quel momento smettere di stare davanti agli altri, davanti alle persone, davanti al mondo, cioè dove noi siamo normalmente, entrare nel segreto. E il segreto è anche il nostro cuore, il nostro animo. Bisogna entrare in se stessi per pregare, perché lì incontriamo il Signore, nel segreto del nostro cuore. Anzi, potremmo proprio dire che il cuore, il nostro cuore, non è un posto dentro di noi che c'è comunque. Il nostro cuore, poi entri e vedi chi ci sta. No, il nostro cuore è proprio quando entriamo in noi stessi per incontrare il Signore. L'incontro col Signore è il nostro cuore. Dice Sant'Agostino che il percorso della vita cristiana è da fuori a dentro e da sotto a sopra. Cioè si entra in se stessi, invece di vivere sempre fuori di se stessi, nelle cose che facciamo, nelle relazioni con le persone, invece di vivere fuori di sé, bisogna rientrare in se stessi e all'interno di se stessi salire sopra se stessi. Ab exterioribus ad interiora, ab inferioribus ad superiora, dice Sant'Agostino. Questo è il movimento della vita cristiana, no? Da fuori a dentro e da sotto a sopra. E questa cosa non ci capita per caso. Dobbiamo cercarla, dobbiamo volerla, perché invece nella nostra vita siamo portati a stare fuori di noi stessi, appunto a essere distratti, a vivere nella esteriorità. Allora, il Padre che è nei cieli, che cosa chiediamo al Padre che è nei cieli? Beh, tutti sappiamo per il Padre nostro e un po' per esperienza normalmente le prime domande del Padre nostro sono un po' più vaghe, un po' più astratte, la seconda parte del Padre nostro è più chiara, cioè la parte in cui diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Queste tre domande sono più chiare perché parlano di cose un po' più semplici: il pane quotidiano, ciò che mi serve per vivere, il perdono dei peccati e il male. Quando invece chiediamo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sono cose un po' più astratte e questa prima parte è anche un po' diversa, come già abbiamo accennato la volta scorsa, è caratterizzata dal fatto che chiediamo a Dio qualcosa che riguarda Lui, il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. Mentre poi, nella seconda parte, il pane è nostro, i peccati sono nostri, liberaci dalle tentazioni, quelle che viviamo noi. Allora, la seconda parte ci sembra più chiara, la prima un po' più difficile, ed è giusto che sia così, è vero, la prima è più difficile. Il che vuol dire che in qualche modo è anche più importante, che se entriamo bene nella prima parte del Padre nostro, anche la seconda prende una luce particolare, perché in fondo chiedere a una divinità qualsiasi, dammi da mangiare, aiutami a sopravvivere, questa cosa potrebbe farla chiunque, cioè qualsiasi, forse qualsiasi uomo sulla faccia della terra, qualsiasi divinità abbia pregato, ha chiesto qualcosa del genere. Non sembra una domanda prettamente cristiana. Invece, le prime tre domande sono proprio le domande dei figli. Sono quelle domande che se non conosci Dio e non conosci la sua parola, non capisci nemmeno. Ma sono quelle domande che danno il contesto, il senso alle altre tre domande. Per questo è molto importante questa prima parte del Padre nostro inquadrare bene che cosa significhino queste domande. Allora, per dire proprio una differenza evidente fra queste due parti del Padre nostro, beh, il pane quotidiano, il perdono dei peccati e il male che sperimentiamo, da cui vogliamo essere liberati, ci sembrano cose che più evidenti, più semplici, perché in qualche modo fanno riferimento a ciò di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di mangiare, se no non viviamo. Abbiamo bisogno di
in qualche modo poter affrontare gli errori che facciamo, perché ne facciamo e quindi poi ce la dobbiamo vedere col male che facciamo e abbiamo bisogno di essere aiutati quando il male ci sembra che sia più forte di noi, quando sembra di non riuscire a sfuggire al male. Invece le prime tre, il nome, il regno, la volontà, non fanno tanto riferimento a un bisogno, sono più legate al tema del desiderio, sono dei desideri, ma badate bene, non sono dei desideri nostri, sono i desideri di Dio. Cristo ci sta rivelando che cosa desidera Dio e dice: quando ti metti a pregare, anzitutto chiedi a Dio ciò che Lui desidera. Allora, poi, potrai chiedergli anche ciò di cui hai bisogno. Ma prima chiedigli ciò che Lui desidera. Cioè, desidera tu ciò che desidera Lui. Accorda il tuo desiderio con i desideri di Dio, con i suoi desideri, in modo che ci sia un'armonia, un'assonanza fra ciò che tu desideri, perché se chiedi qualcosa lo desideri, e ciò che Lui desidera. E che cosa desidera Dio? Dio desidera che sia santificato il suo nome, che venga il suo regno e che sia fatta la sua volontà. Allora uno può dire, beh, sì, in effetti, no? La volontà, è chiaro che se voglio qualcosa, voglio che avvenga. Se volessimo un po' riassumere queste tre domande, che in realtà sono un po' tre aspetti della stessa domanda, tre aspetti dei nostri desideri di figli, di cristiani, dei desideri di Dio, potremmo dire che c'è una sola frase che li riassume tutti questi desideri, ed è l'ultima. Vi ricordate come finisce la prima parte? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e poi a conclusione diciamo: come in cielo, così in terra. Ecco, se volessimo dare un riassunto della prima parte del Padre Nostro, la prima parte del Padre Nostro noi stiamo chiedendo a Dio che sia in terra come è in cielo, che sia Signore in terra come è in cielo. Io desidero che la terra sia come il cielo, io desidero quindi che il cielo venga sulla terra. E come viene il cielo sulla terra? Com'è che la terra diventa come il cielo? Ecco, quando succedono queste tre cose, quando è santificato il nome di Dio, quando viene il regno di Dio e quando si compie la sua volontà. Poi le vedremo bene in questi incontri, perché ognuna bisogna entrarci dentro e scoprire che cosa vuol dire questa frase. Ma anzitutto teniamo a mente questo: cominciamo desiderando ciò che Dio desidera. E che cosa desidera Dio? Dio desidera che il cielo venga sulla terra, che la terra sia come il cielo. Il Padre che è nei cieli non vuole rimanere nei cieli, ma vuole che la terra sia come il cielo, cioè essere in terra così come è nel cielo. Non vuole essere solo il Padre che è nei cieli, vuole essere il Padre che è in terra. E come è in terra? Con la santificazione del nome, col regno che viene e con la sua volontà. Allora, che cos'è il nome da santificare? Che vuol dire sia santificato il tuo nome? Pensate che il mondo biblico, il mondo ebraico, è un mondo che non è astratto, che non conosce il pensiero concettuale astratto così come, per esempio, è stato elaborato dai greci, che per questo noi consideriamo una delle radici della nostra cultura, proprio perché invece è caratteristico del nostro modo di pensare l'astrattezza. Cioè noi abbiamo concetti astratti, va bene? Per cui diciamo, che ne so, relazione. Relazione è un concetto astratto, nella Bibbia non lo trovate. Perché per noi relazione mette insieme tutte le nostre relazioni concrete. Nella Bibbia troverai padri, madri, fratelli, cugini, zii, tutto quello che marito, moglie, non troverai relazione. Al massimo troverai amico-nemico, perché non ci sono i concetti astratti. E nome
A che cosa fa riferimento? Nome è una parola concreta che fa riferimento a, invece a un nostro concetto astratto. Il nome è il modo con cui io chiamo una persona, quindi con cui mi metto in relazione con lei, ma il nome per noi è anche chi è quella persona. Chi è questo? Questo è Giuseppe. Chi è questo? È Francesca. Il nome dice chi è lui. Il nome, cioè per noi, dice proprio quella persona, la sua identità, la sua peculiarità. Il nome, potremmo dire, per tradurlo nel nostro linguaggio astratto, è l'identità della persona. L'identità. Qual è l'identità di Dio? Cioè, chi è Dio? Questa è la domanda. Chi è Dio? Quando nella Bibbia uno chiede qual è il suo nome, qual è il tuo nome, noi tradurremmo la domanda dicendo chi sei, qual è la tua identità. Ecco, allora, qual è l'identità di Dio? Qual è il nome di Dio? Beh, sapete che questo, se avete reminiscenze bibliche, questo è un temone nella Bibbia, il nome di Dio. Una di quelle cose, a parte ci stanno tantissimi nomi di Dio nella Bibbia, proprio se aprite la Bibbia alle prime tre pagine saranno 4 o 5 di nomi di Dio, ma poi è anche una di quelle cose che c'è ma non c'è. Vi ricordate l'incontro di Dio con Mosè nel libro dell'Esodo? Mosè che è scappato dall'Egitto, eccetera, eccetera, fa il pastore, il roveto ardente, si mette a parlare con Dio e a un certo punto Dio gli dice vai a liberare il mio popolo, ecco io ti mando. E Mosè comincia una serie di un dialogo serrato per cercare di sfuggire a questa cosa e in questo dialogo a un certo punto gli dice sì, va bene, io ci posso pure andare dal faraone, che vuoi che sia così, ma chi devo dire? È presente quando entri in un palazzo e fa dica? No? Dovrei andare dal Signore, chi devo dire? E ti chiamano l'interno del... Ecco, allora Mosè chiede a Dio, chi devo dire? E Dio gli dice, beh, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè dice, sì, mi ricordo Abramo, Isacco, Giacobbe, insomma sono nomi conosciuti, ma proprio tu come ti chiami, tu proprio tu? E lui gli dice, io sono colui che sono, che non è proprio una risposta, è molto strana, no? Come frase, è anche una frase come fatta in ebraico, una cosa, tutto un giro di parole che non si capisce bene, alcuni infatti dicono, in realtà è un rifiuto, cioè gli sta dicendo, non ti dico, io sono, non sono qualcuno, qualcosa, io ci sono, non te lo dico il nome. Perché? Perché nella Bibbia è chiaro che Dio non lo puoi conoscere così come conosci un'altra persona. E se di un'altra persona conosci il nome perché si chiama Francesco, di Dio no. Perché Dio non è come gli altri. Dio non è una persona per cui, sì, chi è quello? Ah, quello è Dio, sì, vabbè. C'è Francesco, Mario, Giovanna e poi c'è Dio. No, non funziona così. Il nome di Dio è qualcosa di misterioso, è qualcosa che non si può conoscere per certi versi. C'è un altro episodio della Bibbia in cui c'è Giacobbe, il nipotino di Abramo, che lotta con un essere misterioso che poi si capisce essere Dio, gli dice dimmi il tuo nome e quello gli dice no, il nome non te lo dico, punto e basta. Allora, Dio viene chiamato in tanti modi nella Bibbia, ma il fatto che venga chiamato in tanti modi è proprio per dire che Dio non ha un nome solo, perché Dio non lo puoi conoscere così come conosci le persone. Dio è, proprio perché come dicevamo prima è trascendente, Dio non lo conosci. Dio è di per sé un mistero, cioè una cosa che non puoi conoscere con le tue forze. Esisteva un nome di Dio, che era proprio il nome... questo qui che noi diciamo normalmente noi diciamo Yahweh sono quattro lettere dell'alfabeto ebraico che loro non pronunciano mai e che loro dicono Adonai, che vuol dire il Signore. Infatti anche noi diciamo il Signore, il Dio della Bibbia, il Signore. Bene, esisteva questo nome, ma questo nome veniva detto rarissimamente, lo poteva dire il sommo sacerdote una volta all'anno solo, e poi se lo trasmettevano di padre in figlio fra i sacerdoti, perché dire il nome di Dio era qualcosa di grandissimo, di enorme, proprio perché l'identità di Dio, che è il nome, è qualcosa di
enorme, di infinito. Allora, che vuol dire sia santificato il tuo nome? Fra l'altro, santo è proprio uno dei nomi di Dio. Se, per esempio, fra gli ebrei è normale chiamare Dio o il santo benedetto egli sia, oppure anche, con un divertente giro, il nome. Se conoscete qualche persona ebrea, vi può dire che dicono Hashem, il nome, per dire Dio. Ma se tu dici come ti chiami, qual è il tuo nome? Nome. Cioè, capite che è un rifiuto di dire il nome. Ecco, perché? Perché il nome di Dio non si può conoscere, non si può chiamare, non è alla nostra portata, non è a nostra disposizione. Che vuol dire allora sia santificato il tuo nome? Il tuo nome sia santificato. Che vuol dire santificare? Santificare vuol dire rendere santo qualche cosa, no? Santifica. Infatti, quando si tratta degli uomini, nella Bibbia, essere santificati vuol dire diventare, cioè eliminare da sé ciò che non è come Dio, ciò che ci impedisce di andare davanti a Dio. Santificatevi, dice Mosè al popolo, prima di incontrare Dio, cioè mettetevi a posto prima che incontrate Dio, togliete da voi ciò che non è come Dio. Ma certo non possiamo dire a Dio che Dio deve essere santificato, no? Perché non ha nessun senso, Dio è già santo, anzi è Lui che ci santifica. Allora che vuol dire che tu Dio sia santificato? Perché c'è un altro significato di questa parola e vuol dire santificare, vuol dire dire che qualche cosa è santo, cioè lodare qualche cosa perché è santo, rendere gloria a qualche cosa perché è santo, perché è glorioso. Allora, sia santificato il tuo nome fa riferimento a questa cosa, al rendere gloria a Dio, al dire a Dio che è santo. Nella Bibbia chi è che dice a Dio che è santo? È molto interessante. C'è un libro di un profeta, il profeta Isaia, che a un certo punto ha una visione. Quindi si trova in cielo e in cielo vede un trono, Dio seduto su questo trono, tutto il manto di Dio che copre tutta la stanza in cui lui si trova, un macello, fumo, e un rimbombante canto che dice santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, tutta la terra è piena della tua gloria, dice il profeta Isaia al capitolo 6. Allora Isaia ha una visione del cielo e in cielo tutti dicono a Dio santo, santo, santo. Cioè, chi è che dice a Dio santo, santo, santo? Gli angeli, il cielo, noi diremmo il paradiso. Infatti, quando diciamo la messa, a un certo punto noi diciamo e per questo e tutti questi motivi per cui noi ti ringraziamo, e allora insieme agli angeli e ai santi cantiamo santo, santo, santo. Cioè, noi sappiamo che questo santo è il canto del cielo. È il canto degli angeli in cielo. Allora, quando diciamo sia santificato il tuo nome, per tornare a quello che dicevamo prima, stiamo dicendo che il canto degli angeli in cielo sia anche il nostro canto. Noi questa cosa, santificare il nome di Dio, già la facciamo. Ogni volta che celebriamo la messa, santifichiamo il nome di Dio. Proprio lo diciamo, santo, santo, santo. Le stesse parole identiche del profeta Isaia. E noi desideriamo che come il coro degli angeli, come il paradiso ti canta santo, 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 così anche tutta la terra ti canti santo, santo, santo. Come avviene questa cosa? Allora, una cosa interessante da notare è che sia santificato il tuo nome, che forma è dal punto di vista verbale? È una forma passiva. Che il tuo nome sia santificato. Quando nella Bibbia si dicono le cose così in modo passivo, in realtà è perché si sta dicendo a Dio che è qualcosa che deve fare Lui. Però per non dire proprio a Dio fai sta cosa, che sembra un po', no,
un po' sgarbato, allora si dice al contrario. Quindi, insomma, tu stai a tavola e invece di dire al tuo amico passami il sale, gli dici che il sale mi sia passato. Poi vediamo se lui capisce che è lui che te lo deve passare, no? Allora, nella Bibbia, pensate per esempio alle beatitudini di Gesù. Beati i misericordiosi, perché saranno misericordiati, sarebbe letteralmente. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. E chi li consola? Cioè, perché il verbo al passivo? Perché è Dio che li consola, perché è Dio che usa misericordia. Allora, sia santificato il tuo nome, noi stiamo chiedendo a Dio, santifica il tuo nome. E come fa Dio a santificare il suo nome? Lo fa. E nella Bibbia c'è proprio questo tema di Dio che santifica il suo nome. Se prendete il foglietto che abbiamo dato con i testi della scrittura, ci sono diversi testi che riguardano questo. Il primo. Allora, il primo è tratto dal profeta Ezechiele. Se vi ricordate un po' la storia generale della Bibbia, ci stanno Abramo, Isacco e Giacobbe, l'abbiamo detti, tre allevatori di una famiglia medio orientale. A un certo punto Dio sceglie, non si sa perché, questa famiglia e decide che lui deve essere il Dio di questa famiglia. E quindi comincia la storia di Abramo, poi Isacco, poi Giacobbe. Poi a un certo punto questa famiglia, per una serie di vicende, per una carestia, si trasferisce in Egitto. Resta in Egitto per 4 secoli e nel frattempo non è più un clan familiare di 150 persone, ma è diventata una cosa gigantesca, ed è quello che è il popolo proprio che Dio dice a Mosè, vai a liberare. E quindi poi c'è la storia dell'Esodo, Dio che libera il popolo dall'Egitto, poi lo porta nel deserto, poi entra nella terra promessa e poi il popolo nella terra promessa tutto il tempo sarà a dire sì, voglio essere il popolo di Dio, no, non voglio essere il popolo di Dio, ma sì, dai, facciamo, no, ma meglio no, facciamo l'altro, cioè, tutto così, tutta la Bibbia praticamente va così, finché a un certo punto Dio si arrabbia e dice, vabbè, sapete che c'è? Mo mi avete rotto, adesso vi mando in esilio, cioè ve la tolgo sta terra promessa che vi avevo regalato, e il popolo va in esilio a Babilonia. Ma pure in esilio fanno una serie di macelli, anche là sempre insistono in questo atteggiamento che non vogliono veramente essere il popolo di Dio, così. E quindi Dio a un certo punto dice, vabbè, sapete che c'è? Ma avete proprio scocciato. Leggiamo questo brano del profeta Ezechiele che parla di questo. Allora, dice il profeta, dice Dio attraverso il profeta, giunsero, ovviamente il soggetto è gli ebrei, il mio popolo, giunsero fra le nazioni, cioè fra i popoli non ebraici, cioè fra i pagani, dove erano stati spinti in esilio, e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva, costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Questi hanno profanato il nome di Dio. E come fai a profanare il nome di Dio? Cioè, proprio per tradurla in modo, gli hanno fatto fare una figuraccia tremenda a Dio. Perché? Perché questi sono il popolo di Dio, tutti lo sanno che sono il popolo di Dio, però hai visto? È il popolo di Dio, ma non sta nella terra promessa, no? Quindi vuol dire che Dio non è abbastanza forte per tenerli nella terra promessa. I babilonesi, gli assiri, i loro nemici sono stati più forti di Dio, perché li hanno portati via. Allora hanno profanato il nome di Dio. È come se tu stai, che ne so, oggi in parrocchia da me c'era una festa di bambini, se un bambino col suo pennarello mi scrive sui muri dell'oratorio, no? Io vado dalla mamma del bambino e le dico, tuo figlio ha scritto sul muro del mio oratorio. Cancella, ok? Tuo figlio ha fatto un macello. Allora, il fatto che il bambino abbia scritto sul muro dell'oratorio, la mamma come lo vive? Lo vive male, no? Meglio lo sapete. Perché lo vive male? Perché non è solo il bambino che ha fatto, anzi il bambino è bambino, ma anche ha fatto, è lei che ci sta facendo una figuraccia micidiale, no? Perché tu figlio è un selvaggio e scrive sui muri, finché scrive il muro a casa tua, vabbè, ma perché non andare a casa degli altri a scrivere sui muri?
no? Cioè, se tuo figlio che fa qualcosa ti fa fare una figuraccia a te, se arriva, se c'è sempre per la festa dei bambini, se c'è un bambino che picchia gli altri bambini, tu dici, ma dove stanno i genitori di questo? No? Cioè, il fatto di essere figlio di qualcuno vuol dire che ciò che tu fai dice qualcosa di tuo padre e di tua madre. Allora Dio dice, questi sono il mio popolo, tutti lo sanno che sono il popolo di Dio e hanno fatto un macello, hanno profanato il mio nome. E allora sapete che c'è? E continua. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Cioè, gli ebrei erano andati là e quelli dicevano, ma questi non sono il popolo di Dio? E che ci stanno a fare qua a Babilonia? E poi guardali come si comportano, mica mi sembrano tanto il popolo di Dio. Perciò annuncia alla casa di Israele, a questo punto uno dice, vabbè, a sto punto li stermina, no? Li fa fuori tutti quanti. Invece no. Così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande. Vedete, Dio che santifica il suo nome. E come lo santifica? Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vedete, cos'è quando Dio santifica il suo nome? Quando Dio si mostra santo nel suo popolo. Quando Dio, e spiega che cosa fa, vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Cioè, che cosa dice il Signore? Io santificherò il mio nome. Come santificherò il mio nome? Prenderò il popolo dall'esilio, lo riporterò nella terra promessa, una volta per sempre li farò essere veramente il popolo di Dio, fedeli all'alleanza, gli cambierò il cuore, li purificherò da tutti i loro peccati, io farò questo, farò questo, farò questo, farò quest'altro. Tutte queste cose che farò, queste cose santificheranno il mio nome. Perché? Perché si vedrà chi sono io, si vedrà che questi sono il mio popolo e si vedrà ciò che io faccio in loro. Quando è che Dio santifica il suo nome? Quando agisce in favore del suo popolo e fa vedere che è Dio, fa vedere che è santo. Quando chiediamo a Dio, santifica il tuo nome, che cosa gli stiamo chiedendo? Gli stiamo dicendo, agisci, Signore, in modo da farti conoscere, facci vedere chi sei. Facci vedere chi sei. Noi sappiamo che tu desideri farti conoscere, che tu desideri mostrarti, che tu desideri, come diceva qui, che tutti sappiano che tu sei il Signore. Ecco, allora fallo. Agisci, Signore, così come sai fare tu, quelle cose che sai fare solo tu. Quali sono le cose che sa fare Dio? Dio crea, fa essere, Dio salva, Dio perdona, Dio ricrea, Dio fa giustizia, Dio aiuta, Dio provvede. Ecco, agisci, Signore, in modo che tutti noi possiamo conoscerti, e così è santificato il tuo nome. Chiedere a Dio, santifica il tuo nome, vuol dire dire a Dio, agisci, Signore, e fa che io possa vedere le tue opere, e così possa, torniamo a prima, santificare il tuo nome, cioè così possa darti gloria. Questa domanda, pensate, la fa anche Gesù nel Vangelo, para. È il Vangelo di Giovanni, al capitolo 12. Siamo verso la fine del Vangelo
E ci stanno delle persone, dei pagani, che vogliono vedere Gesù. Lo chiedono ai discepoli, allora Gesù capisce che questo è un segno, che vuol dire che sta per arrivare la sua ora, cioè sta per cominciare la sua passione, il suo mistero di passione, morte e risurrezione, che già tante volte aveva anticipato ai suoi discepoli. Cioè non arriva una sorpresa, arriva una cosa che lui ha già detto, solo che si stava aspettando. Quando si trova Gesù davanti a questo evento che sta per accadere, da un lato dice, ecco, questo è ciò che sono venuto a fare, dall'altro c'ha paura, come ben sappiamo. Ecco, che cosa chiede al Signore? Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono, Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Cioè lui capisce, questo segno che i greci vogliono vedermi, che i pagani vogliono, è il segno, ora cominciamo. E poi dice che cosa succederà. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Sembra strano tutto sto sproloquio che fa Gesù, che si dice, guarda, c'è Franco che ti vuole vedere. Il seme deve cadere per terra, se no sembra che gli è partita la brocca a Gesù. Invece no, è perché è un segno che sta cominciando la sua passione, cioè che adesso lui è il seme che deve cadere per terra e morire. Sa che deve morire, che succederà questa cosa. E questo sarà ciò che porterà frutto, cioè sa che è importante che succeda questa cosa. Adesso l'anima mia è turbata. E che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, che è identico a sia santificato il tuo nome, santifica il tuo nome, la stessa frase. Padre, glorifica il tuo nome. E venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Potremmo anche mettere la parola santificare, cioè Gesù dice, Padre, santifica il tuo nome. E Dio dice, l'ho santificato e lo santificherò ancora. Che cosa vuol dire? Che io mi sono fatto conoscere come Dio, come Padre, in tutta la storia, perché ho creato il mondo, poi ho chiamato l'uomo, poi l'ho salvato, ho fatto l'alleanza, li ho liberati, li ho portati nella terra promessa, poi li ho mandati in esilio, poi li ho ripresi nella terra promessa e poi gli ho dato il re Davide. Io ho fatto tutte queste cose e adesso sto per fare la cosa più grande di tutte, in cui io sarò glorificato. Qual è questa cosa, più l'opera di Dio più grande di tutte? La morte in croce di Gesù, questa è l'opera di Dio più grande di tutte, in cui più si vede Dio, perché le opere, abbiamo detto, sono ciò in cui si vede Dio. Da come agisce una persona tu vedi lui chi è, vedi la sua identità. Dove si vede massimamente Dio? Nella croce di Cristo. Per questo noi abbiamo sempre il simbolo del crocifisso, perché per noi quella è la foto di chi è Dio. Chi è Dio? Questo. Questo che muore per i suoi nemici, questo che è l'amore crocifisso, questo per noi è l'identità di Dio, il nome di Dio. Questa è l'opera con cui Dio santifica il suo nome. Per cui quando diciamo a Dio, santifica il tuo nome, anzitutto stiamo facendo la stessa identica domanda di Gesù. Gli stiamo facendo la stessa domanda che ha fatto Gesù subito prima della sua passione, perché stiamo dicendo a Dio, agisci Signore, fai le opere che tu solo puoi fare. E la grande opera di Dio è salvarci, salvare il mondo, rinnovarci. Allora, da qui si capisce una cosa. Il nome di Dio è inconoscibile. Dio è inconoscibile, ma Dio ha voluto farsi conoscere. E soprattutto Dio si è fatto conoscere in Gesù. È Gesù che ci mostra chi è Dio. Sentite come Gesù santifica il nome di Dio. In quel tempo, Matteo 11, Gesù disse, ti rendo lode, cioè ti rendo gloria, santifico
il tuo nome. Qual è il tuo nome? Padre. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Perché? Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Come si conosce il nome di Dio? Nelle opere di Dio. Ma come si conosce pienamente il cuore di Dio, la sua identità, chi è Dio? Perché il Figlio te lo rivela, perché Gesù, che è venuto proprio per farci conoscere Dio, ci mostra in se stesso chi è Dio. Giovanni 14, l'ultima cena, gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù aveva detto che andava al Padre. E Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, che sta sempre sul pezzo come gli altri: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E allora Gesù, poi qui il Vangelo censura una serie di parolacce che lui ha detto probabilmente in mezzo a questa cosa, perché dice: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Allora non hai capito niente. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Cioè ciò che dico io è il Padre che parla, cioè le mie parole sono le parole del Padre e le mie opere sono le opere del Padre. Chi vede me vede il Padre. Credete a me, io sono nel Padre, il Padre è in me. E poi distrutto dice: se non altro credetelo per le opere stesse, cioè almeno ciò che vedi dici: oh, ecco, questo è il Signore. Chi vede me vede il Padre. Per noi questo è il punto. Quando chiediamo a Dio: santifica il tuo nome, cioè fatti conoscere, Signore, opera nella nostra vita, in realtà noi sappiamo che conosciamo Dio attraverso Gesù. Quindi stiamo chiedendo al Signore Gesù, stiamo dicendo: Gesù è la nostra via, la nostra verità, la nostra vita, attraverso di Lui conosciamo te, Padre. Santifica il tuo nome, cioè agisci, fatti conoscere, così come ti sei fatto conoscere in tutte le opere che hai fatto e come ti sei fatto conoscere nella croce del tuo Figlio. Lì abbiamo proprio visto chi sei, il tuo volto. Lì abbiamo imparato a chiamarti per nome, che sei Padre, e lì abbiamo visto che cosa vuol dire essere Padre. E allora il Signore Gesù ci insegna a pregare così. Prima di vedere un passetto ulteriore, impariamo un canto. Il testo di questo salmo è proprio sulle meraviglie di Dio, sulle opere che Lui compie. Ha lasciato un ricordo dei Suoi grandi prodigi, perché sono prodigi di misericordia, di tenerezza. Le Sue opere sono splendore di bellezza, le contemplino coloro che le amano con tutto il cuore. La Bibbia è piena dello stupore dell'uomo davanti alle opere di Dio. Quando vedi Dio all'opera, quando vedi le Sue opere, resti ammirato, resti stupito, resti come innamorato di ciò che Dio fa. E la lode è proprio la reazione, il magnificare il nome di Dio, dire a Dio: ma quanto sei fico che hai fatto questa cosa, quanto sei fico che hai fatto il pappagallo, no? Tutto colorato, quanto sei fico che hai fatto la medusa, tutta così, no? E quanto sei fico che hai fatto l'ornitorinco, che sembra che ti sei sbagliato, hai preso una papera, una marmotta, una cosa, le hai unite e hai fatto l'ornitorinco, no? E quanto sei fico che hai fatto l'uomo, che hai fatto il mondo, e quanto sei stato buono, che ti sei fatto conoscere da noi, che ci hai mandato i profeti, che ci hai regalato la tua parola, e quanto sei santo, che ci hai mandato tuo Figlio a vivere la nostra vita, a prendere su di sé tutta la nostra vita, per darci la sua vita, la vita divina, e quanto sei grande che hai fatto la Chiesa, e quanto sei buono che hai cura di noi. Ecco, questo è quando noi santifichiamo il nome di Dio, con la lode, perché Dio santifica il suo nome
operando e facendo vedere chi è. Allora, chi è il più bravo a fare questa cosa? A parte Gesù. A parte Gesù, sempre il più bravo di tutti, al secondo posto, in pole position, ci sta la Vergine Maria. Vabbè, era banale, insomma, la cosa era abbastanza scontata, perché insomma... Ma è molto bello, se ci pensate, c'è una preghiera della Vergine Maria che è rimasta nella liturgia della Chiesa come un elemento centrale, fondamentale, ed è proprio una preghiera in cui Maria, davanti all'opera di Dio, santifica il nome di Dio, magnifica il nome di Dio, è la preghiera del Magnificat, appunto. Pensate un po' al contesto in cui Maria, perché lì si capisce bene qual è proprio la cosa che stiamo chiedendo, dicendo a Dio santifica il tuo nome. Maria, vabbè, lo sapete, siamo proprio all'inizio del Vangelo, è una ragazzina a Nazareth, un giorno arriva l'angelo Gabriele e gli dice: tu, Maria, Maria, sei la madre del Salvatore, come dice, c'è la smorfia, e lei dice: ma questa è una casa semplice, una famiglia umile ma onesta. E insomma, c'è un dialogo che adesso non vi sto ovviamente a commentare perché è bellissimo, un dialogo fra Gabriele e Maria. Dopo questo dialogo, dopo che Gabriele se ne va da casa sua, Maria corre da Elisabetta, sua cugina, che stava molto distante, forse una settimana di cammino, e arriva da Elisabetta e trova Elisabetta, e davanti a Elisabetta dice queste parole del Magnificat. Perché dice queste parole del Magnificat? Cioè, non poteva dirle prima davanti all'angelo Gabriele? Sembra più carino, no? Cioè, ti arriva l'angelo Gabriele e ti dice: tu sarai la madre del Salvatore. Lei fa: sì, è viva l'anima mia, magnifica il Signore. Invece no. Davanti all'angelo Gabriele Maria è molto, insomma, molto più discreta, anche un po' spaventata, no? E poi ci sono tutta una serie di cose su cui loro si mettono d'accordo. Invece poi esplode di gioia quando arriva da Elisabetta. Perché poteva esplodere di gioia prima davanti all'angelo Gabriele, che sarebbe tornato a casa anche un po' più soddisfatto. No. Allora, leggiamo la fine del racconto dell'Annunciazione, proprio l'ultime battute del racconto dell'Annunciazione, e poi il prosieguo, che è il racconto della Visitazione. Quindi siamo già a metà del dialogo, ma appunto saltiamo tutta quella parte bellissima. Maria ha chiesto: ma come avverrà questa cosa dal momento che non conosco uomo? E l'angelo Gabriele le risponde, le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Maria ha chiesto: come avverrà questo? Lo farà lo Spirito Santo, non lo devi fare tu, tranquilla, ma è una cosa impossibile. Dio fa le cose impossibili. Ti do un segno: tua cugina Elisabetta è incinta, e invece è vecchia e sterile, no? Nessuno lo sapeva, infatti Maria non lo sapeva che era incinta Elisabetta. E questo è il segno che nulla è impossibile a Dio. E allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E allora Maria che cosa fa? Subito, appena l'angelo se n'è andato, va a vedere il segno che l'angelo gli ha dato, cioè va a vedere l'unica cosa concreta che l'angelo gli ha detto, perché il resto gli ha fatto un po' i massimi sistemi. Invece gli ha detto: tua cugina Elisabetta è incinta. Allora Maria corre da Elisabetta, ci mette qualche giorno per arrivare da Elisabetta. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, il marito di Elisabetta, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora, a noi ste parole di Elisabetta ci sembrano abbastanza scontate. Beh, certo, ti viene a trovare la Vergine Maria,
la madre di Nostro Signore, cioè credo che devi fare un saluto un po' elaborato. Ma Maria non sapeva di essere la Vergine Maria, la madre del Signore, anche perché Maria non sapeva quando sarebbe successo ciò che l'angelo le aveva detto. Non è che l'angelo le ha detto: ok, allora siamo d'accordo, sì, allora resterai incinta fra, che ne so, un anno, resterai incinta fra 10 mesi, fra 3 anni, resterai incinta a un certo... Non gliel'ha detto, quindi Maria non sa quando si compirà l'opera di Dio fatta dallo Spirito Santo. Ma quando arriva da Elisabetta, Elisabetta gli dice: benedetto il frutto del tuo grembo, tu sei la madre del Signore. Lei scopre che Dio ha già cominciato a fare la sua opera, che Dio ha già operato dentro di lei per lo Spirito Santo, che lei è già incinta. E quando scopre questo, Maria esplode di gioia e canta. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Cioè, quando è che noi santifichiamo il nome di Dio? Quando vediamo non solo che Dio fa grandi cose, ma quando vediamo che Dio farà grandi cose per me. Allora il mio cuore è pieno di gioia, perché vedo che Dio non solo è figo, ma Dio mi ama, ama me, guarda me anche se sono piccoletto, anche se sono una qualunque, guarda me. E poi fa tutto l'elenco delle cose che ha fatto Dio. Di generazione in generazione la sua misericordia, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni, ha ricolmato tutto ciò che ha fatto Dio, ha fatto questo, si è ricordato della sua promessa. Ecco, questo per noi è la santificazione del nome. Allora, riassumendo, quando io dico a Dio: Padre, sia santificato il tuo nome, che cosa gli sto dicendo? Gli sto chiedendo qualcosa che lui già desidera, perché lui desidera santificare il suo nome. Gli sto dicendo: Padre, agisci nella mia vita così che io possa vedere che tu sei santo. Agisci nella mia vita, fammi vedere chi sei. Agisci dentro di me, fai grandi cose per me, così che io possa lodarti e dirti che tu sei santo e possa ringraziarti. In fondo gli stiamo dicendo: Signore, fammi santo come tu sei santo. Perché quando Dio agisce nella nostra vita, agisce, come dicevamo prima, per farci assomigliare a Lui, per renderci santi come Lui è santo, per santificarci. Allora, quando diciamo a Dio: santifica il tuo nome, gli stiamo dicendo: opera nella mia vita così che io possa conoscerti. E io già lo so che quando tu operi nella tua vita, piano piano mi trasformi in te, e così io ti loderò, così io santificherò il tuo nome, perché io desidero santificare il tuo nome. E questo brano della Vergine Maria ci dà anche un altro input. Perché Dio operi nella nostra vita, perché Dio agisca e si mostri quale è, c'è bisogno di un sì. Il sì di Maria è: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questo sì è proprio aprire la propria vita all'opera di Dio, dire a Dio: fai ciò che vuoi nella mia vita, fai secondo la tua parola, eccomi Signore. Allora, questa apertura del cuore a Dio è proprio ciò che dà carta bianca a Dio e permette a Dio di operare nel massimo dei modi, facendo vedere Lui chi è. È come se l'opera di Dio nella nostra vita personale fosse strettamente legata alla nostra libertà, al nostro sì o al nostro no. Perché è così, dice Sant'Agostino, come sapete, una frase famosa: Dio che ti ha creato senza di te non ti salva
senza di te, che vuol dire che mentre alcuni doni Dio ce li dà di sua sponte senza chiederci il permesso, per esempio il dono della vita, ma invece la salvezza, siccome la salvezza è una relazione personale con Lui, quella dobbiamo noi dirgli di sì. Allora, quando diciamo al Signore santifica il tuo nome, opera nella mia vita, implicitamente gli stiamo dicendo la frase di Maria, gli stiamo dicendo: eccomi, fai di me ciò che vuoi, compi le tue opere nella mia vita, le tue opere nella mia vita. Perché potremmo anche pregare al contrario, no? Potremmo anche pregare in modo un po' poco cristiano, dicendo al Signore: Signore, fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro, fai quest'altro, aiutami a fare questo, aiutami a fare quest'altro. Cioè, in pratica gli stiamo dicendo: compi le mie opere, no? Ciò che voglio fare io. Ecco, invece è il contrario. Quando diciamo santifica il tuo nome, stiamo dando a Dio carta bianca, veramente, proprio un'apertura da dirgli: fai tu nella mia vita e io già lo so che tu farai cose fighissime, io ti dirò quanto sei figo e sarà tutto come in cielo così in terra. Non è una richiesta piccola quella che stiamo facendo, è una richiesta grande, che se capiamo veramente cosa stiamo dicendo, di quelle dici: ma proprio la dico sta cosa, la dico o non la dico? La dico un pochino, cioè, Signore, fai tu, fa opera, grandi cose nella mia vita, però insomma, date una regolata, cioè, calcola il mio stato di salute, la mia, insomma, adeguato a me, ecco, insomma, non ti scomodare troppo, poi non vorrei che tu, insomma, poi ti affaticassi, no? Cioè, a volte noi diciamo dei sì a Dio che in realtà poi hanno tutto un retropensiero, no? Per cui se sono dei sì però, no? Ecco, invece dicendo al Signore: sia santificato il tuo nome, gli stiamo dicendo proprio: sì, opera nella mia vita e io santificherò il tuo nome perché tu lo avrai santificato operando nella mia vita. Insomma, stiamo dicendo una cosa grossa. Bene, allora pregheremo nella seconda parte dell'incontro proprio seguendo passo passo questo brano della Vergine Maria. Cioè, proviamo a entrare in noi stessi, metterci davanti a Dio e cominciare col Signore questo dialogo in cui noi gli diamo spazio, chiediamo a Lui di operare nella nostra vita e riconosciamo la sua opera nella nostra vita, cioè santifichiamo il suo nome perché Lui ha operato in noi. Questo sarà il brano su cui pregheremo poi passo passo.